Io sono stata a letto con qualche leghista, non dico Salvini, non dico Calderoli, ovvio che no, però con qualcuno che conoscevo in quell'ambito. Io faccio la prostituta, non è che tu sei leghista o non sei leghista, non puoi venire o puoi venire. Se ricordiamo bene, nel caso Marrazzo, 5-6 anni fa, questa Brenda è stata bruciata. Io sono una trans molto conosciuta, venire qui a casa mia come un cliente finto e coltellarmi o darmi uno schiaffo non è una cosa così difficile. Efebal è una donna transessuale di origine turca. Io sono nata in Istanbul. Quando dico così mi dicono: ma davvero? Da tempo è iscritta al partito della Lega Nord e insieme a Salvini si è battuta per l'abolizione della legge Merlin. Io appena mi avvicinavo a Salvini, tac tac tac, le foto, eravamo su tutti i giornali. Ha suscitato molto scalpore dopo che ha tappezzato la città di Milano con un'inserzione nella quale appariva nuda, coperta solo dalla bandiera leghista. Per tutta la mia vita ho avuto l'invidia di altri trans. Adesso invece ho l'invidia di certi militanti di Lega che non sopportano la mia esistenza e gli dà fastidio. Questa sua iniziativa non era piaciuta ai responsabili locali del partito, che per questo l'avevano attaccata duramente. Invece di risolvere il problema con me, loro hanno fatto come dei ragazzini di 10-15 anni che vanno ancora a scuola, hanno invitato i loro amici di Facebook alla loro pagina di dire: mettete mi piace, questo è un ometto che va letto con gli altri uomini. Chi pensa di farmi gli dèi deve ricordarsi che questo è un uomo e non dovrebbe fare la foto con questa qua. Quindi era una cattiveria, io ho risposto molto male a loro. Io ho stracciato una tessera di Lega che da 2 mesi che è qui. Non mi pento di aver detto tutte quelle cose lì a quei personaggi, due militanti di Lega. Però mi vergogno perché ho rovinato la mia amicizia con Salvini per rispondere a due o tre cretini. Ho dovuto pubblicare i messaggi, per carità, non erano messaggi di amore, chissà che cosa, però comunque non dovevo fare, l'ho fatto e di questo veramente mi vergogno. Efebal è anche una prostituta e per questa sua attività è a conoscenza di alcune informazioni che, a suo dire, potrebbero mettere a repentaglio la sua stessa vita. Ahimè, io conosco veramente tante persone, lavoro da anni, mai nascosto, mai negato questa realtà. Quindi per un attimo ho avuto anche un po' di paura, sì. Ho conosciuto tanti leghisti anche, che qualcuno, anche vedendomi da vicino, così facevo un po' di avance. C'erano dei messaggi, non ci sono più, almeno con il tempo sono stati annullati, o su Messenger o su WhatsApp, non so dove sono. Fanpage ha deciso di incontrarla dopo che su Facebook ha pubblicato questo post, dopo il quale effettivamente si è allontanata da Milano per andare prima a Roma e poi a Istanbul. La Lega è un partito comunque ancora molto provinciale e la gente si tiene uno dell'altro. Venire qui a casa mia come un cliente finto e coltellarmi o darmi uno schiaffo non è una cosa così difficile. Io ho avuto paura, ma dal 1° settembre comincia un nuovo anno per me, nuove manifestazioni. Ci sarà il blocco d'Italia di Lega. Io ci andrò. Ovvio. Ci andrò e ci andrò con una fissione. Sì alla Lega, ma più moderna, o piuttosto sì alla Lega, ma non omofoba. E voglio vedere se questi militanti di Lega riescono a farmi qualcosa.